La trasparenza, come io cercherò di dire, è uno strumento di democrazia fondamentale, cioè negli stati in cui funziona la trasparenza, quella vera, sono gli stati al più basso livello di corruzione, perché il controllo che conta di più è il controllo dei cittadini. A Palazzo San Giacomo si è tenuto questa mattina un convegno seminario sulla gestione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con cui l'Italia riceve un finanziamento di circa 190 miliardi di euro dall'Unione Europea per attuare progetti di sviluppo. Più di un terzo delle risorse, infatti totale, messe a disposizione del piano, parliamo di circa 66 miliardi di euro, sono destinati a investimenti che saranno gestiti a livello territoriale. Quindi gli enti territoriali ricoprono un ruolo fondamentale, centrale nell'attuazione del PNRR, come soggetti attuatori e realizzatori di una parte rilevante dei progetti con ricadute immediate e dirette sul territorio locale. Il successo del piano quindi dipende per una parte rilevante dalla capacità degli enti territoriali, degli enti locali, di realizzare i progetti in modo da evitare che quando andremo a rendicontazione e controllo ci siano dei problemi. La riflessione a più voci si è concentrata sugli aspetti critici dei processi finanziati. Da un lato i soldi spesi devono produrre un impatto positivo reale sui cittadini, dall'altro i flussi economici vanno gestiti con la massima trasparenza e con le misure operative necessarie a prevenire un uso distorto o illecito delle risorse. Quando l'ANAC fece i controlli su Expo, tutti dissero non riusciremo mai a fare i lavori. Successe il contrario, perché tutti gli appalti controllati, nessuno fu oggetto di un'impugnazione e l'Expo d'Italia è stato in assoluto quello che ha finito più lavori rispetto a tutti gli Expo degli anni precedenti e successivi. Quindi la legalità non è affatto un freno allo sviluppo, una legalità ben fatta è al contrario un incentivo allo sviluppo. Posso dirvi che il rischio di frodi sul PNRR non è soltanto una ipotesi, non è soltanto una narrazione giornalistica di cui spesso si sente parlare, è una realtà che noi fronteggiamo quotidianamente nelle nostre attività. Ed è una realtà che, diciamo così, vede coinvolte imprese, anche in numero molto consistente su tutto il territorio nazionale, imprese che fanno capo a prestanome, a soggetti che hanno un, diciamo, profilo reputazionale perlomeno dubbio, con precedenti penali, con precedenti di polizia, soggetti che rispondono a regie unitarie di, come dire, di organizzatori di queste frodi. Il Comune di Napoli ha adottato un proprio modello originale per la gestione dei progetti del PNRR. È un convegno molto importante, diciamo, anche di formazione, che è legato all'applicazione del PNRR. Il PNRR è una grande opportunità di investimento, ma anche una grande occasione per rivedere quelle che sono le procedure burocratiche, amministrative, per fare in modo che legalità e sviluppo si possano coniugare con tempi rapidi, ma senza perdere in termini di trasparenza e di controllo dell'applicazione delle regole. Quindi questo è un tema molto significativo, i comuni sono in prima linea, il Comune di Napoli ha tantissimi investimenti e questo deve essere un'occasione ulteriore per migliorare la capacità amministrativa degli enti locali.